Buonasera, buonasera a tutti, Buonasera, buonasera Sergia. buonasera, buonasera. Eccoci qua. L'appuntamento del venerdì. L'appuntamento del venerdì, esattamente, questo è. Appuntamento del venerdì con Unities e Let's, stavo pensando, il quarto di questa stagione, credo, può essere, non lo so, uno, due, tre, qua, sì, il quarto. Dal quarto, Mi sa di accidenti. sì. Sì, vero. Sì, è già il quarto, sì. Sì. Esatto, Procediamo, procediamo ormai. procediamo, procediamo spediti, mentre vedo che si stanno collegando alcune persone. Stiamo trasmettendo di nuovo, abbiamo qualche problema tecnico, ma credo che siano problemi di insipienza fondamentalmente, cioè il fatto che siamo due boomer e quindi non abbiamo No, competenze. boomer no, Non abbiamo competenze tecnologiche, diciamo che vabbè, allora tutto ma non non siamo, boomer, ti prego. va bene, non siamo dei boomer, ma siamo dei tecnolesi. Siamo generazione X, non siamo Esatto. boomer. Siamo comunque tecnolesi e quindi non riusciamo a trasmettere sul canale del DISU e ci scusiamo naturalmente Lo faremo col colleghi, prossimamente sul canale del però Visi. stiamo trasmettendo anche sul canale YouTube del Comune di Trieste, in modo che naturalmente ci sia anche la possibilità di seguirci da fuori Facebook. Ovviamente sto parlando con qualcuno che in questo momento già ci segue, quindi sto dicendo delle cose inutili, però hai visto mai. Quindi siamo sul canale YouTube del Comune di Trieste, siamo sulla pagina Let's Letteratura Trieste e sul gruppo molto attivo Let's, appunto, che è quello da dove in genere arrivano anche i contributi. Dico, come ho detto l'altra volta e come in genere dimentichiamo di dire, che se volete farci arrivare dei messaggi, li Giusto. potete fare, dei commenti in diretta e anche delle domande, come è successo per esempio la scorsa volta, a cui noi possiamo cercare di rispondere. Se scrivete dal gruppo, il messaggio viene anonimo, cioè come risultato come Facebook user, non c'è il vostro nome, quindi al limite potete aggiungerlo in coda alla domanda, al saluto, al commento, a quello che volete fare. Va Bene. bene, cominciamo, entriamo nel vivo Siamo nel attraverso. vivo questa settimana, torniamo dai classici, diciamo così. Abbiamo una nuova edizione della storia di Umberto Saba di Mattioni, con introduzione di Chiara Mattioni, prefazione di Riccardo Cepak, pubblicato da Vidia Editore proprio nel 2021. E abbiamo con noi appunto il prefatore, l'autrice dell'introduzione e anche il professor Stefano Carrai, che è uno tra i massimi esperti di Saba, autore nel 2017 di un volume importante che ha cambiato appunto Eccolo qua. Dottor gli studi sabbiani. Bene, e ne parleremo l'editore appunto Salerno. con loro di questa strana biografia, di questo Saba personaggio che diventa appunto personaggio di una storia, no? Della storia di un narratore, come dice lo stesso Mattioni all'inizio del suo lavoro. Una biografia scritta da un narratore che vuole raccontarci un personaggio. Quindi ci sono tante questioni che toccheremo, ma prima di affrontarle, Naturalmente ci vuole una sigla. Dunque, Umberto Saba, come sappiamo, nasce nel 1883 a Trieste, come lui diceva, con un grande ritardo rispetto al resto della penisola della cultura italiana, e morirà nel 1957. Nel 1959, Mattioni, che fino a quel momento aveva pubblicato fondamentalmente delle poesie, che però appunto non aveva ancora trovato una sua dimensione ideale, diciamo così, di creatività, si accosta a questo personaggio e decide di raccontare questa storia. Questo libro uscirà però soltanto 30 anni dopo, nel 1989. Quindi è un libro cruciale per Mattioni, è un rapporto appunto con una figura di riferimento, qualcosa che va sviscerato, che lo scrittore all'inizio sente di dover sviscerare e continuerà a portare con sé
a lungo, appunto, per molti anni continuerà poi, anche se, come poi ci spiegherà Chiara Mattioni, che ha, appunto, che è la curatrice di questa doverosa riedizione, anche se, appunto, come dirà Mattioni, il testo era concluso dopo poco tempo, ma la pubblicazione è qualcosa di molto più complesso. Tra l'altro, poi è proprio la ricerca su Saba che mette Mattioni in contatto con Bazlen, che comunque è molto reticente sui suoi rapporti con il poeta, ma che scopre davvero il grande narratore che poi sarà l'esordiente della raccolta Il Sosia, che è una delle cose più importanti, non solo di Mattioni, ma anche appunto della letteratura italiana di quei primi anni 60. Ecco, allora abbiamo qui questa sera Chiara Mattioni, a cui appunto do il benvenuto. Buonasera a tutti, Buonasera buonasera a Chiara. Buonasera, tutti, ciao. ciao. E appunto volevo chiedere a te com'è stato, appunto, quali sono state le ragioni che ti hanno fatto pensare che questo libro giustamente dovesse essere in qualche modo rimesso in circolo, rimesso a disposizione, e quali altre storie ci sono dietro la stesura complessa e lunghissima di questo esperimento letterario, perché secondo me è proprio un laboratorio, no, di narrazione. Certo, beh, diciamo che la prima edizione, che come ricordavi è uscita nell'89, era pressoché introvabile ormai. È molto, cioè, io pensavo fosse opportuna una ristampa, perché questo è un testo che ha un enorme valore documentale, nel senso che è frutto delle ricerche di mio padre, che come ricordavi tu sono partite già nel 59, un paio di anni dalla morte di Saba, e sono durate per 30 anni praticamente, con degli intervalli. Sono proprio frutto di incontri con persone che a vario titolo hanno incontrato direttamente Saba e che oggi sono tutti scomparsi. E quindi ha un enorme valore documentale. L'editore Vidia ha creduto con me nell'opportunità di questa ristampa, e colgo l'occasione per ringraziare questo editore coraggioso che si è messo in questa impresa, ed ecco perché c'è questa ristampa oggi. La storia di questo libro è una storia, come ricordavi, lunga e complessa. Mio padre nel 59 aveva pubblicato solo il libro di poesie La città perduta, un libretto di poesie che poi tra l'altro gli aveva aperto le porte del salotto letterario di Anita Pittoni, ma non aveva ancora trovato la via maestra, che sarà quella del romanzo. Conosceva la poesia di Saba, e a un certo punto si è incuriosito della personalità di questo poeta, che era appena morto, come dicevamo, e di cui si parlava tanto e si sapeva poco, cioè c'erano notizie confuse, c'erano, insomma, diciamo pure anche dei pettegolezzi sulla sua biografia. E mio padre, che è sempre la molla dei suoi libri, anche dei suoi romanzi, è la curiosità, no? La curiosità per gli uomini, per la vita. Si è incuriosito, si è messo in questa impresa di cercare notizie di prima mano sul poeta. Come dicevo, questa ricerca durerà 30 anni, attraverserà 30 anni, un po' perché i testimoni erano anche reticenti, insomma, ha trovato delle difficoltà a ottenere queste testimonianze. E poi, una volta conclusa questa, che non è, dunque, volevo un attimo porre l'attenzione sul titolo, che è Storia di Umberto Saba, cioè cos'è una storia rispetto a una biografia o rispetto a un romanzo? Cioè la risposta, secondo me, sta proprio nelle pieghe, nella pasta di questo testo, no? Che non ha nessuna formalità filologica, non ha nessuna pedanteria che a volte si incontrano nelle biografie, e anzi c'è una narrazione che procede proprio con martellante, non so come dire, come proprio di chi percorre la strada di un segreto, il segreto o i segreti di Saba,
ci sono tanti episodi oscuri, cioè mai chiariti, più che oscuri, oscuri forse, cioè mai chiariti sulla biografia di Saba, ci sono tante, insomma, tante discrepanze, soprattutto mio padre, e quindi volevo dire la storia di Saba, storia perché viene fuori sì la biografia, ma anche la personalità di Saba. Forse qua sta la differenza con una biografia tradizionale e chiaramente con un romanzo, che è un'altra cosa. Cioè Mattioli in questo testo scava, investiga, cerca di dipanare il groviglio che è Saba. Ne viene fuori un uomo contraddittorio, perché Saba era pieno di contraddizioni. E attraverso questo racconto cerca poi, è un, diciamo, un narratore che legge in controluce, legge tra le righe un altro autore, e quindi è un esperimento anche letterario interessante da questo punto di vista. Certo. Poi una volta concluse queste ricerche, che ripeto sono state elaborate, basti ricordare che all'inizio degli anni 60 mio padre aveva messo un annuncio sul Piccolo per in cui si prometteva una ricompensa a chi avesse potuto, voluto dare delle notizie di prima mano su Saba, ed era arrivata questa telefonata con due numeri di telefono, uno corrispondeva al Partito Comunista, l'altro all'ospedale psichiatrico, e questo la dice lunga del clima che c'era, no? Certo. No, immagino un'aneddotica, no, che gira poi attorno a queste ricerche. No, ma tu all'inizio dell'introduzione citi quella che forse veramente la sintesi, il cuore di tutto il progetto, sì, di tutta questa strana operazione, questo oggetto veramente singolare che è questo libro, quando dici: tutta la vita di Saba, sono le parole di Mattioni appunto, è stata un sogno, il sogno di trasferire se stesso dalla vita alla carta, diventando pensiero, parola, leggenda, poesia. Scriveva per avere un consenso su di sé, come era dalla nascita, sublimandosi, ricreandosi al di fuori della realtà che incarnava. Dunque non si tratta soltanto, no? Non si trattava soltanto di raccontare un letterato, una persona difficile, un poeta, si trattava anche di raccontare una figura che aveva una determinata concezione del proprio stare al mondo, anche come personaggio di finzione, no? Delle cornici che costruiva attorno a se stesso e che continuamente metteva in gioco questi passaggi tra vita e finzione. Ed è su questo poi che Riccardo Cepak insiste molto nella sua prefazione, interrogandosi proprio sulla natura della biografia in generale, sul ruolo che le biografie hanno nel parlare di letteratura, nel darci una certa idea dei testi e degli autori che consideriamo, ma anche su questo particolare approccio alla propria biografia di Saba, che, come giustamente ricordi, Riccardo è autore di quella storia e cronistoria del canzoniere, che doveva costituire un sottotesto, una sorta di cornice, una meta riflessione di sottofondo che rende però particolarmente problematico scrivere su Saba, raccontare la sua biografia. Come giustamente tu ricordi, c'è questa biografia di Mattioni, c'è una di Luciano Morandini, appunto, ma ci sono state tantissime, ci sono libri su Saba, ma biografia di Saba è veramente un terreno che va maneggiato con cura, no? Non ti sentiamo, Riccardo. Non ti sentiamo. Scusatemi, no, avevo dimenticato di attivare il microfono. Allora siamo definitivamente boomer. No, tecnologici, ma veri però. Dicevo, sì, è terreno minato perché Saba è un minatore, voglio dire, cioè nel senso uno che mette mine oltre che uno che scava, no? E quindi naturalmente è ovvio che è complicatissimo. E d'altra parte è assolutamente ineludibile, secondo me, non siamo tutti d'accordo, no? Parlavo prima anche con Chiara Mattioni, e cioè, no, Arrigo Stara dice che in realtà la biografia, no? Cioè, è più sulla posizione di
di Proust, no? Cioè, si torna sempre a Beauvoir, cioè, contro Saint-Beuve, no? Cioè, contro Saint-Beuve, il fatto, cioè, no, l'utilità o dell'utilità o del danno delle biografie per la critica letteraria o per la lettura, per l'interpretazione di un autore. Ma nel caso di Saba, naturalmente, certo, il problema è portato a potenza, perché è evidente che la scelta, anche come dire, criticamente legittima, insomma, o che può essere assolutamente fondata, io ci credo poco, nel senso, non è la mia, non è, come dire, non è il mio modo di affrontare la lettura. Io credo che in qualche caso la biografia sia utile, sia indispensabile, non se ne possa prescindere, ma nel caso di Saba tentare di eliminarla è un po' come, cioè, operare, no, voglio dire, non sul cadavere della poesia, ma sul corpo vivo, no, del poeta, dell'opera, perché sono talmente intrecciate, talmente intrinsecamente, appunto, inscindibili, che voglio dire, cioè, mi sembrerebbe un'operazione artificiale. D'altra parte, come dicevi tu, appunto, cioè, è terreno minato, perché Saba scrive di se stesso. Inquina, no? Inquina. Esatto. Scrive di se stesso con libertà di artista, quindi naturalmente non con rigore di cronista, non con necessità di storico, ma con libertà di artista, che continuamente torna sulla sua materia biografica e la riscrive, la reinventa, la cambia, la altera, no? Cioè, pensiamo appunto alla storia e cronistoria del canzoniere, il canzoniere che diventa, no, un libro che segue l'evoluzione del personaggio, segue l'evoluzione del poeta. E quindi naturalmente ci sono tutte queste alterazioni, ci sono c'è la storia con la storia del canzoniere, che è, no, di nuovo tornare, fingendo di essere qualcun altro, tornare sul rapporto tra poesia e biografia, aggiungendo, cambiando le carte in tavola, sottraendo, eccetera, eccetera. E poi c'è anche il moltiplicatore di ambiguità e di complessità delle psicanalisi, naturalmente, no? Mm-hmm. Certo, perché in psicanalisi, nel momento in cui entra la psicanalisi come elemento fondante della seconda stagione della poesia di Saba, hai un nuovo, come dire, una nuova vertigine interpretativa, perché naturalmente in psicanalisi è chiaro che il dato grezzo interessa poco, il dato biografico, no? Cioè, l'interpretazione, il ricordo, il sogno, la deformazione più o meno consapevole sono tutti dati altrettanto interessanti, se non più interessanti di quello che, no, che è il dato biografico. Tutta questa cosa qua crea un magma talmente complesso e talmente articolato che naturalmente, diciamo, è una sfida che secondo me non si può non accogliere, no? Però naturalmente ci sono, come dire, approcci differenti su questa cosa qui, no? Adesso poi ne parleremo anche con Stefano Carrai. Cioè, Mattioni, per esempio, ha un approccio molto prudente alla materia letteraria, appunto. È evidente che si fida poco, no? Cita con molta parsimonia, in alcuni casi lo fa, in altri casi proprio ignora completamente le fonti letterarie. E qui c'è un altro elemento che è ineludibile quando si parla di biografia letteraria, no? Io raccontavo anche nell'introduzione, io mi sono occupato per la mia tesi di dottorato delle biografie di Casanova, cioè, quindi, no, di nuovo, di una biografia dove il biografato stesso ha in realtà fornito una sua versione. Ci sono seri motivi per dubitare, come dire, della veridicità almeno di parte del, e quindi naturalmente una cosa che ho imparato studiando quelle biografie è esattamente questo, che l'atteggiamento del biografo, l'atteggiamento di chi scrive, no? E quindi l'empatia o l'antipatia, che è molto frequente con personaggi fortemente umorali come sono per esempio Casanova e Saba, è un elemento assolutamente determinante. E la cosa che mi ha colpito di questo libro di Mattioni in particolare è che forse non si sospetta, no, leggendo la narrativa di Mattioni, che è appunto ha questa caratteristica un po' sognante, no? Un po', certo,
non pacificata assolutamente, non lo è, ma neanche un po', ma nella scrittura, come dire, la capacità di creare atmosfere rarefatte e come dire, e quindi insomma di grande suggestione e in qualche maniera è onirica, no? Il Mattioni della storia di Saba è un Mattioni in lotta, è un Mattioni che proprio muscolarmente, come dire, contende a Saba il terreno e continuamente polemizza e continuamente torna sui suoi passi, in certi momenti si scoraggia e quasi, no, sta quasi per mollare. C'è una voce narrante, proprio ha un tono quella voce, no? Quell'io narrante del biografo è un tono che non è poi il tono del Mattioni di altre cose, hai ragione su questo, è una costruzione, esatto, una posizione che non si ritrova altrove. Sì. Sono d'accordo, si vede che questa è un'opera particolare nella storia, diciamo, nella storia di Mattioni, no? Per parafrasare il titolo. È un momento che è sicuramente molto formativo, e d'altra parte, insomma, come diceva anche Chiara, cioè il fatto stesso che in realtà il lavoro di scavo, di indagine, insomma, è quasi compiuto, no? Nel 59, insomma, cioè fra 59 e 60. E poi in realtà ci vogliono 30 anni perché esca la biografia, insomma, cioè sono tutti segnali, no, di una difficoltà, di un difficoltà, non trovo un altro termine, insomma, no, rispetto alla materia e rispetto all'opera, che invece era... Anche forse di contesto, chissà, no? Saba continua a rimanere un personaggio così controverso e per tanti aspetti. E, no, però appunto dicevi prima che però questo testo resta la base, insomma, gli studi su Saba a questo testo continuano a fare riferimento, perché è una dimensione... Non potrebbe essere altrimenti, perché naturalmente Mattioni ha parlato con alcuni testimoni, con alcuni personaggi all'epoca, e raccolto alcune informazioni che naturalmente ora ci derivano da lui, e diciamo perché il canale si è interrotto, le persone, i testimoni sono nel frattempo scomparsi, eccetera. No? Io notavo prima, così lo introduciamo anche certo, prego, Ferrai. Eccoci qua, Stefano, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, grazie di essere con noi in collegamento. Stefano, grazie, sempre, sempre molto generoso, grazie, nel seguire queste iniziative. Dicevo che notavo che anche appunto nel libro, nella monografia Saba di Stefano Carrai, naturalmente Mattioni è citato diverse volte, soprattutto in relazione a determinati snodi che appunto solo a lui possono ricondurre, perché, no? Questo è perché naturalmente il libro di Carrai, così anche gli diamo le parole, gli diamo, come dire, la possibilità di intervenire, è uno di quelli che sicuramente forse non so, adesso lo direi tu, Stefano, meglio, non so se possiamo definire compiutamente una biografia. È sicuramente anche molto altro, ma è sicuramente anche uno dei libri che non rifiuta questa sfida di cui parlavamo, no? Questa sfida fra il poeta e chi è il critico e chi si trova a parlarne. Certamente io sto più volentieri dalla parte di Sainte-Beuve che di Proust. anch'io. Sì. No, ma ora, a parte questo, io il libro di Mattioni l'ho citato, ma a dire la verità avrei dovuto citarlo anche più spesso, perché il libro di Mattioni è fondamentale appunto per tante notizie che ci restano solo da lì, appunto perché, come è stato già detto da Chiara, da Riccardo, insomma è evidente che lui ha potuto parlare e intervistare, insomma, persone che avevano conosciuto direttamente Saba, che ancora conoscevano i fatti, e quindi adesso è appunto ricco di testimonianze altrimenti non più attingibili. Ma io vorrei dire che appunto non potevo poi
citarlo troppo spesso perché insomma bisognava anche limitare le note, però, e poi tante cose sono state poi anche riprese. C'è da dire anche che la voce sul biografico, sul dizionario biografico degli italiani, fatta da Gianfranco Alavezzi, è anche molto bella e precisa, naturalmente nei limiti e poi con tutt'altro spirito, perché appunto Mattioni lo dichiara subito che il suo libro non è una biografia, ma appunto è una storia. E che cosa vuol dire storia? Direi appunto, come già ha detto anche Chiara Mattioni, è un racconto, e questo rende godibilissimo, perché chiaro che è vero, le biografie a me piacciono molto anche come genere, ma la biografia che fa sfoggio di erudizione può essere anche di lettura faticosa. Ecco, non è questo il caso di questo libro, che invece è di lettura godibilissima e fa emergere effettivamente la personalità di Saba, ma vorrei dire fa emergere anche una Trieste perduta, cioè la Trieste di Saba. E d'altra parte, così come è impossibile scindere la poesia di Saba dalla personalità di Saba, che effettivamente è stato un uomo molto complesso da tanti punti di vista, ma è anche impossibile, come sappiamo bene, scindere la poesia di Saba da Trieste e dall'ambiente triestino, che è stato l'alveo proprio della poesia stessa di Saba, la vita al caffè o alla latteria di Walter, in libreria, insomma, e così via. Quindi tutto questo emerge da questo libro, ma in maniera appunto estremamente fluida e piacevole. Ora, voglio dire però anche un'altra cosa, senza dilungarmi troppo, però c'è anche un altro aspetto. Mattioni da testimone, ma direi anche da scrittore, ha una sensibilità che lo induce a porsi dei problemi, delle questioni che nessun altro biografo di Saba si è posto. Io, sì, nel mio libro c'è una lunga parte biografica dove ho cercato di mettere insieme un po' le cose che si sanno, ma la mia non è una biografia, e in fondo insomma ci sono tanti tentativi di biografia, ma una biografia manca e andrebbe scritta, ma su questo magari tornerò in un secondo giro. E invece volevo dire che appunto Mattioni si mette in luce delle questioni relative alla vita di Saba, ma anche all'opera di Saba, che forse nessun altro si è posto. Faccio un solo esempio che mi dà anche modo di dire che il libro è diviso non in capitoli ma in 17 tempi, e anche questa è una soluzione originale e effettivamente molto felice, molto indovinata. Nel decimo tempo, proprio all'inizio del decimo tempo, lui si pone una questione che anche a me sembra rilevante. Nel 21 muore la madre di Saba, esce il primo canzoniere. Bene, non c'è una poesia né in quel canzoniere che, mettiamo, non poteva non aver fatto in tempo ad accoglierla, a registrarla, ma neanche in seguito esiste un rigo di poesia in cui Saba parla della morte di sua madre. Allora, come è interpretabile questo? Naturalmente si può interpretare in tanti modi, un risentimento ormai incancrenito che lo induce a rimuovere questo fatto, o viceversa un dolore ineffabile, indicibile. Ecco, però è comunque un fatto curioso, perché la madre ha avuto naturalmente una parte enorme nella vita di Saba, soprattutto infanzia, adolescenza, prima giovinezza, e lo sappiamo, risulta benissimo da tante poesie. Poi della sua morte neanche una parola.
Quindi ecco, Mattioni ha questa sensibilità che lo porta non solo a registrare le voci dei testimoni, ma insomma anche a raccontare criticamente la vicenda umana di Saba. E certo, questa vicenda è fondamentale per capire la poesia di Saba. Io credo che la poesia di Saba arrivi comunque in qualche modo al lettore, perché insomma Saba è un poeta vero, è un poeta che insomma lui parlava di poesia onesta, e allora è la quintessenza della poesia onesta, per cui questo fa breccia nell'animo del lettore, però la si capisce meglio tenendo presente il contesto in cui è vissuto, tenendo presente tante relazioni, ma anche un carattere, un umore, così una suscettibilità, un narcisismo veramente strepitosi, insomma. Certo, ogni poeta è un narcisista. Con Saba siamo di fronte a un caso abbastanza particolare, tant'è che poi appunto entra in campo la psicanalisi che veramente determina non solo una fase che è quella del piccolo Berto, ma insomma diciamo dagli anni 30 in poi Saba comincia a leggere tutto alla luce delle secondo, poi, poche nozioni che aveva assorbito dalla cura interrotta con Edoardo Weiss, e poi naturalmente la nevrosi, la depressione con l'arrivo delle leggi razziali, con l'arrivo soprattutto dopo l'8 settembre. La vita di Saba è fondamentale per capire la poesia, per esempio, di 1944, il terrore di essere scovato in uno dei tanti nascondigli che ha cambiato a Firenze, di essere denunciato ai fascisti o ai nazisti e essere deportato. Insomma, quello ha nominato questi terrori, ha nominato la sua psiche e lo hanno poi condotto insomma anche alla dipendenza dall'oppio, quindi insomma certo. Tutto questo non si può dimenticare, non si può non far finta che non esista leggendo la poesia di Saba, ecco. Certo, e c'è poi questa strana reticenza generalizzata, no? Ricordo che all'inizio della premessa Mattioni dice di aver contattato Giorgio Fano, dice questa frase lapidaria di Saba: meno si sa meglio è. E però allo stesso tempo per Mattioni questo diventa qualcosa che lo spinge a voler sapere. Dice: non ne sapevo abbastanza e provavo rimorso, che è un atteggiamento molto sabbiano. Saba prova continuamente rimorsi nei confronti di tanti aspetti, no, della sua vita. Quindi è singolare che appunto in questi incontri ci siano queste frasi trattenute, questo meglio non sapere, così, che anche lascia un'aura così sul personaggio, lo rende ancora più personaggio letterario, secondo me, la biografia di Mattioni. E poi dall'altra parte questa quasi identificazione con la posizione sabiana da parte di Mattioni stesso nell'evocazione di questa dimensione del rimorso. Quindi secondo me c'è tanto di letterario, ecco, in questa ricerca, in questo bisogno, è proprio una sorta di... E poi, come giustamente appunto diceva Stefano Carrai, questa scelta veramente originale, veramente profonda, di scandire in questi tempi, di cui appunto l'ultimo è l'ultimo tempo. Questo è anche interessante. Sì, questa sì, volevo appunto, sì. Ma poi ecco, forse vorrei aggiungere solo questo, che emerge molto bene dal racconto critico. Mi piace usare questa formula di Giacomo De Benedetti, perché questo è un libro che la esemplifica in maniera straordinaria. Da questo racconto critico del personaggio Saba emerge molto bene come appunto la sua difficoltà di carattere, che insomma faceva sì che attraesse le persone, specie i giovani, ma poi anche le respingesse, perché insomma non c'è amico dei suoi grandi amici della sua vita, che tra l'altro sono grandissimi personaggi, insomma basterebbe dire Virgilio Giotti, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento,
ha scritto in triestino e quindi viene penalizzato per questo, ma insomma veramente uno dei grandi poeti. Anche con Giotti, grande amico fin da ragazzini ai bagni e poi sempre, e poi a un certo punto di botto la rottura, no? Lo stesso con Giorgio Fano, ma anche con Guido Voghera, no? E insomma, con tutti questi grandi amici che nomina peraltro, insomma, in autobiografia, poi la rottura, perché un uomo veramente difficile, questo lo dicono tutti, insomma. Sì, che anche si riprova questa coazione a ripetere, no? In queste relazioni. È molto vero. Io ho studiato il primo amico, quello che forse rappresenta il modello di tutte le amicizie successive, Giuseppe Amedeo Tedeschi, che poi è quello che in qualche modo lo introduce, no? E anche lì, appunto, resta ancora molto, molto scuro il modo in cui questo rapporto poi si interrompe, per quanto fosse intenso proprio, forse uno tra i più intensi, dalle relazioni più intense in cui le parole sono veramente profonde e poi appunto il silenzio, più nulla. È come se poi si ripetessero continuamente queste... E pensavo infatti anch'io a Giorgio Voghera, al modo in cui Giorgio Voghera descrive Saba. Forse, ecco, l'unico così alla pari per letterarietà, direi, per intensità, densità, e forse la descrizione che ne fa Voghera negli anni della psicanalisi, dove appunto sì naturalmente più contenuta, però anche quella molto molto bella, molto forte. Voghera anche quello uno scrittore di grande spessore, ma anche lui problematico. Anche un'altra amicizia, perché già da lì si vede che insomma il Saba ventenne è già completamente matto. Perché, allora, sì, con Ugo Chiesa, lui si convince, stando a Pisa, lontano, si convince che Chiesa potrebbe consegnare alla polizia imperiale regia una sua poesia dove Asburgo fa rima con Spurgo, e comincia a impazzire dal terrore, no? L'ossessione di cui parla appunto in autobiografia. Insomma, è uno che le amicizie le viveva, ma fino a un certo punto, e poi in qualche modo si incrinavano, no? Ecco. Stavo rileggendo proprio prima questo passaggio rispetto appunto a questo terrore, no, di essere denunciato, che questa sua poesia lo conduca poi in disgrazia, eccetera, eccetera, che è ben diverso da quello reale di cui parlavi prima, no, del 45, eccetera. Questo è molto, è quasi allucinatore. Mi ricordava lo Svevo della bulla riuscita, no, dove Mario Samigli ha la stessa, no, ha la stessa paura, ma è chiaramente Svevo, stavo pensando, chissà se Svevo era a giorno di questa cosa di Saba, e se in qualche maniera poteva essere una criptocitazione, non lo so, me lo sono chiesto, insomma, ecco, cioè, ma lì chiaramente... Allora, leggevo qua dal Saba, appunto, di Stefano Carrai, la citazione che ha trovato, che si trova appunto in Stelio Mattioni, quindi nel libro che stiamo presentando, no? Stelio Mattioni, il giovane Saba come un ragazzo dinoccolato, viziato, infantile e stravagante. Umberto non aveva assolutamente nessun riguardo per quelle che si chiamano le convenienze, dice. Capitava da loro a qualsiasi ora del giorno era trasandato, si sedeva in maniera scorretta, incurante della decenza, con mollezza orientale, spesso usava espressioni volgari e parolacce. La sua spontaneità assoluta, tutta distinta e incontrollata, unita a una tristezza innata, un'inquietudine continua, a un'ipersensibilità per la quale soffriva di tutto e per tutto, lo facevano sembrare un po' matto, un po' stupido, insomma, uno stravagante. Dimostrava un'enorme fiducia in se stesso, un'infallibilità che, se appena contestata inavvertitamente da qualcuno, talvolta lo faceva dare in escandescenze quasi frenetiche. Aveva sempre fame, questa è anche una caratteristica interessante, secondo me. I poeti sono affamati, aveva sempre fame e sempre qualcosa da mangiare con sé. Se invitato a pranzo si buttava sui cibi prima che gli venissero messi nel piatto che aveva davanti, che è un ritratto assolutamente, assolutamente straordinario. È Bianca Chiesa, è la testimonianza di Bianca Chiesa, no? Sì. La quale aveva scritto dei versi bellissimi: Bianca, le cose più belle siano tutte per te, insomma. Però era così Saba, quindi chiaro che ingenerava attrazione e repulsione, inevitabilmente.
Molto forte, sì, sì, assolutamente. Volevo chiedere appunto a Chiara qualcosa di questa scansione in tempi, in questa, sì, di questa scelta e poi anche di questa definizione ultimo tempo alla fine. Da dove nasce questa? Ultimo tempo perché sarebbe stato il 17esimo. E diciamo che c'è tutta poi la questione della superstizione, sì, di Sava, sì, certo, no? Il quale in una lettera proprio aveva dichiarato che il giorno 17 del mese si asteneva dallo scrivere. Quindi, cioè, e poi curiosamente, forse, cioè, quando è morto, la stanza in cui è morto a Gorizia era la numero 17, quindi questa cosa della superstizione ritorna, ecco perché forse l'ultimo tempo, cioè l'ultimo, sì, tempo, sì, il 17esimo, quello senza... Volevo dire a proposito di quello che si diceva sulla biografia, inscindibile la biografia di Sava dalla sua opera. Tra l'altro Mattioni dice, a conclusione delle sue ricerche, che la temperatura del suo interesse per i versi di Sava era cresciuta attraverso queste indagini sulla biografia, no? Perché appunto c'è questa inscindibilità dei versi di Sava e il fatto che Sava dà attraverso e i suoi versi l'immagine di se stesso che voleva dare, non so se mi sono spiegata, cioè quello che dicevamo prima, questa scelta in tempi perché in qualche modo ci sono state varie stagioni di Sava che ha vissuto anche appunto dell'epoca, il Novecento, no? Quindi ci sono state varie stagioni nella sua vita e nella sua poesia. Penso per questo tempi, come mio padre non ha esplicitato il perché di questa scelta, ma penso che si tratta... No, ma è affascinante, è una scansione appunto che dà il senso, no, del passare di una vita. Del ritmo, no? Sì, il ritmo, sì. I tempi, la suddivisione... In epoche, no? Non in anni o in stagioni della vita, no? Questa idea di tempi che è anche, non lo so, una cadenza quasi musicale, ma sicuramente poetica, no? Ed è Mattioni, insomma, io riconosco in questa scelta proprio la sua anche rarefazione poi delle parole, che magari qui è meno evidente, ma che invece in questa scansione è molto molto comunque, nonostante come diceva Riccardo, Mattioni sia spesso in polemica, addirittura in polemica o comunque prenda le distanze, è affascinato un po' dall'uomo, sì, 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 cioè sì. C'è questa attrazione, repulsione che viene molto fuori, perché nello scrivere la storia di Sava viene fuori molto anche la personalità di Mattioni, no? Vero. Questa attrazione e repulsione si trova in tante testimonianze, no? Però appunto il coraggio poi di affrontare, no, questa repulsione, andare a fondo nelle questioni, nei dati, nei fatti, è Mattioni, è l'unico, insomma, il primo perlomeno che inizia, no, questa indagine, questo scavo, questo approfondimento. Ed è vero appunto, come diceva Riccardo prima, che è una lotta, no? È un continuo, una sorta di tensione continua tra i due, in cui non si capisce, no, Riccardo, non si capisce bene chi sia l'oggetto. È come se Sava guardasse, è come se Mattioni scrivesse sotto gli occhi di Sava, no? In un certo senso, è come se il punto di osservazione cambiasse continuamente. Sono io che osservo Sava, ma nel contempo Sava osserva me, una cosa un po' lacaniana, forse più che freudiana ancora. No, è verissimo, c'è una sensazione di presenza proprio, no? Del poeta, ma infatti, cioè, come dicevo prima, Mattioni lo fa esplicitamente, no? lo mette in scena, voglio dire, no? Quando dice qui Sava forse non è sincero, qui Sava si esibisce, no? C'è questo, io l'ho definita una pagina sgraziata del libro, lo è, cioè quando Mattioni deve affrontare Ernesto, no?
cioè il romanzo autobiografico, insomma la bozza di romanzo autobiografico che Saba scrive in parte in dialetto triestino, in cui racconta l'iniziazione omosessuale di un personaggio che, come dire, trattandosi di Saba, viene direi universalmente, insomma, ritenuto autobiografico, no? Di là poi appunto delle diverse scansioni e del significato che diamo a questa parola. Mattioni in realtà nega un valore testimoniale a Ernesto, no? E addirittura attribuisce, diciamo, l'intenzione, no? la motivazione profonda di Ernesto a una sorta di super esibizionismo narcisistico, no? Come diceva prima Stefano Carrai, di Saba, che anche in quel caso avrebbe scelto di addirittura di inventare, secondo Mattioni, no? Un episodio mai accaduto, un episodio che Mattioni arriva a dire forse si è inventato per giustificare con la madre la sua volontà di lasciare il posto di lavoro. No, e dice, perché fosse stato un episodio vero, sicuramente Saba ne sarebbe stato traumatizzato. Il fatto che Saba, abbiamo visto, cioè, traumatizzato lo è da molte, molte cose, ma non necessariamente forse da quella, e sicuramente non c'è questa caratterizzazione dell'episodio come violenza, no? E mentre Mattioni dice questo è l'unica lettura che gli riesce di dare. Ma diciamo, al di là di questa difficoltà, di questa pagina, che ripeto, trovo, chiaramente la leggiamo anche a tanti anni di distanza, e quindi la leggiamo con altri occhi, ma insomma trovo sicuramente non fra le più riuscite, ma è interessante appunto, no? È come se lui fosse continuamente in dialogo con il poeta, e, no? E lo rimproverasse, volesse costringere in qualche maniera a uscire, no? Dai suoi numerosi schermi, dalle sue riscritture, dalle sue, insomma, delle sue idiosincrasie. No, ma è certo che hai fatto bene a citare Ernesto, perché resta un nodo, di fatto. È l'autobiografia più esplicita tra tante forme di autobiografia, lì proprio in qualche modo. E volevo chiedere anche appunto a Stefano Carrai dove vede Ernesto in questo contesto, qual è il posto, il ruolo di Ernesto rispetto appunto a questa relazione. Quando si parla di Ernesto, credo che si debba sempre ricordare il momento in cui è stato scritto. Saba è in clinica, e quindi insomma cerca di curarsi questa nevrosi atroce, e riemerge questo passato. Io non credo che sia inventato nulla lì, riemerge questo passato che lui cerca proprio di oggettivare, di mettere appunto sulla pagina, ma ce la fa solo fino a un certo punto, poi non ce la fa più e deve smettere, e lo dice in tante lettere agli amici, poi all'Inuccia dice addirittura devi bruciarlo, e per fortuna che l'Inuccia non l'ha bruciato, perché anche così incompiuto, e anzi insomma un moncone di romanzo, mi sembra una delle opere più alte della letteratura italiana del Novecento, non voglio esagerare, ma veramente anche, cioè, nonostante l'incompiutezza, mi sembra veramente un testo bellissimo, e certo sì, è una delle confessioni più esplicite che ci si potessero aspettare da Saba. Forse davvero lì la finzione cade, mentre chiaramente nella poesia uno schermo c'è sempre. Mi sembra che semmai, ecco, la scrittura di Ernesto si possa quasi avvicinare a una sorta di scrittura di confessione, noi leggiamo in alcune lettere di Saba, a volte, ecco, dove veramente
sincerità, l'onestà viene in primo piano, insomma, ancora ma più. È come se Ernesto, collocato in quel momento con la sua incompiutezza, che poi appunto è segno di intensità, no? È segno di questo progetto che non riesce a farsi fino in fondo, per la materia evidentemente ancora incandescente, ma è come se poi gettasse tutta una luce, no? È come se si riflettesse su tutto, su tutta l'opera precedente. È un'operazione anche questa, non casuale, secondo me. Non possiamo rileggere Saba. Ma anche l'uso del dialetto nei dialoghi, in particolare, insomma, nei dialoghi tra Ernesto e il facchino Amante. Ha lo scopo della realtà, della verità, insomma, quindi di non falsare nel racconto la realtà, ecco, di riprodurre la realtà al massimo grado di fedeltà possibile. Sì, io sono d'accordo, è un testo veramente di un'intensità straordinaria e non è ancora canonico tutto sommato, no? Quando si citano i grandi testi di letteratura triestina, Ernesto ha una sua grandezza difficile, appunto, che dobbiamo confrontarci, che in qualche modo ha rimesso in una luce diversa tutto quello che è venuto prima, e non solo di Saba, è una testimonianza su una Trieste che è diversa da un certo cliché, no? Da una certa... cioè, rimettere al centro Ernesto significherebbe anche ricollocare alcune prospettive in generale. Io volevo intervenire, cioè, perché prima citando le ambigue e soprattutto la sovrabbondanza, no? Prodigiosa e complessa da gestire delle fonti, per il biografo, no? Prima diceva Stefano Carrai, una biografia vera non esiste, nel senso, se c'è una biografia di stampo anglosassone, no? Una biografia, voglio dire, minuziosa, eccetera, cioè che non sia appunto il racconto della storia che da narratore ne fa Mattioni, non esiste, no? E questa biografia sarebbe estremamente affascinante anche appunto nel rapporto con le fonti, no? Parlavamo prima delle lettere. Le lettere è un altro sterminato mare di materia biografica e riflessione critica e elaborazione artistica, tutto quanto insieme, che chissà quando si finirà di raccogliere, cioè, no? c'erano notizie di stampa, rumors recenti, ma ancora non... Io spero che questo progetto dell'epistolario parte... nel giorno in cui esce, che lo prendiamo fra poco, voglio dire, faccio uno spoiler, faccio un po' di pubblicità. Questo è per la primavera ormai. Sì, no, ma questo lo presentiamo a buon compleanno, il 19 dicembre. Ma comunque anche questa è una cosa importante, anche se però nel caso di Svevo, insomma, un epistolario per fortuna C'era già. Questo è integrato, ci sono diverse lettere nuove, ma nel caso di Saba noi abbiamo solo qualche carteggino qua e là, esatto. E invece avere l'epistolario veramente consentirebbe di fare luce su alcuni episodi, ma forse anche su alcuni tempi, appunto, della vita. Perché, di Saba si sa veramente poco. E poi le lettere, insomma, sono un tipo di fonte, di testimonianza molto attendibile, no? E quindi sono veramente importante. E tra l'altro lì c'è un grosso fondo di lettere a Roma che viene appunto dalla donazione di Raffaella Cetoso, ma c'è un altro grosso fondo di lettere a Pavia, e quindi uno dice, in realtà le lettere di Saba che sono in giro per il mondo sono tantissime ancora, sì, e vanno scovate, perché il progetto di Linuccia anni 50-60 assommava 2000 lettere, ma ne stanno venendo fuori tantissime che secondo me porterà almeno a raddoppiare il numero, ecco, insomma, i piccoli archivi privati. Sì, dico solo questa cosa, non voglio rubare altro tempo, ma un mio allievo della scuola normale, così quasi casualmente, è riuscito a rintracciare le figlie di Amos Chabot, il medico con cui Saba fu in amicizia negli ultimi tempi, e insomma queste signore hanno 17 lettere inedite di Saba.
E quindi, ecco, solo facendo questa ricerca capillare si potrà arrivare, e viene fuori un rapporto profondo con Chiabov, che non parla, che non affronta soltanto le questioni mediche, il pento con il, ma affronta anche questioni letterarie, perché poi anche Chiabov aveva le sue così pulsioni letterarie, insomma, quindi è veramente un lavoro da fare, e probabilmente, ecco, una biografia magari anche così più noiosa di Saba, però potrebbe aiutarci a capire certi testi. Ricordo in una pagina Mattioni dice proprio: io questi versi non li capisco, no? E effettivamente a volte ci sono dei passaggi che non si capiscono, forse con un epistolario, insomma, tendenzialmente completo, qualche notizia in più potrebbe venire. Una cosa che volevo aggiungere rispetto anche, no, proprio nel caso di Saba, è emblematico da questo punto di vista qua, no, rispetto al, come dire, alla cautela che naturalmente si deve utilizzare rispetto ai materiali, no, alle testimonianze, no, perché naturalmente bisogna anche vedere l'epoca in cui le lettere sono state scritte, l'interlocutore e chiaramente l'intenzione, di nuovo, no? Che è una cosa fondamentale. Beh, per esempio, poco prima che noi facessimo questa ristampa della storia di Saba di Mattioni, erano uscite delle lettere nuove, in parte erano già note, ma sono a un altro medico, no? A Levi, no? Dove c'era Saba che si autoaccusava in maniera apparentemente esplicita, no? È indubitabile di aver portato al suicidio, di aver condotto al suicidio queste sue commesse di libreria, eccetera, eccetera. No, io mi sono ricordato che nell'epistolario invece che io ho pubblicato con Aldo Fortuna, lui parla di questo episodio e c'è una temperatura completamente diversa a caldo, laddove, no, il senso di colpa sarebbe dovuto essere ancora più soverchiante. In realtà non c'è questa cosa, lui dice semplicemente: si è uccisa una mia commessa e me ne ha lasciato un'impressione dolorosa, come di una persona che avrei dovuto ascoltare, a cui dovrei dovuto probabilmente essere più vicino, e che, di cui no, non me ne sono accorto. Quindi lì chiaramente l'interpretazione è, cioè, perché dice così a Fortuna? Perché sta cercando di nascondere quello che in realtà è stato un suo ruolo attivo, plagiario, eccetera, eccetera. O forse semplicemente in quella volta sta dicendo in maniera piana quello che è successo, e poi, no, anni dopo a Levi costruisce un mito di colpa, di una sua figura più luciferina, più... questi sono i problemi di utilizzare, come dire, i materiali biografici, le testimonianze di un autore come Saba, perché Saba è innanzitutto poeta, innanzitutto artista, sempre, continuamente, in qualunque sua manifestazione. Quindi chiaramente una biografia, cioè, quello che dicevo nell'introduzione, cioè, c'è un motivo se non esiste una biografia di Saba, no? Perché è un lavoro da far veramente tremare le vene ai polsi, insomma, per tutti questi motivi qua. No, ma certo. È affascinante in un modo assoluto. No, la soluzione Mattioni probabilmente è l'unica possibile, no? Nel senso che so che sto facendo di tutto per fornire una serie di dati, di informazioni, ma so anche allo stesso tempo che questi dati, come dicevo prima, sono inquinati, contaminati, che continuamente avranno a che fare con manipolazioni. Quindi la soluzione Mattioni è proprio in un certo senso ideale, no? Da questo punto di vista. Tutte le cose che possono uscire naturalmente sono sempre interessanti, ma sono interessanti proprio perché aumentano la complessità di questo rapporto di Saba tra l'opera e la vita, tra Saba personaggio, che è anche appunto personaggio delle sue opere naturalmente, no? Quindi sì, no, no, non è una questione da poco, è proprio un modello, una questione, un nodo teorico Saba che pone Saba, torniamo veramente a Saint-Beuf e Proust, ma dovendo riproporlo in altri termini, no? Che cosa ne facciamo di uno scrittore la cui biografia è anche opera? Non c'è più distinzione. No? Però è possibile in qualche modo trovare una forma diversa di far interagire queste dimensioni, e Mattioni ce lo sta dicendo, insomma, è molto
opportuno aver ripubblicato questo libro, proprio perché è una riflessione, no? Proprio nel corso, un'altra cosa che c'è in tutto il libro è proprio questa continua riflessione su cosa sto facendo, no? Che, come sto scrivendo questa biografia, posso fidarmi di questo? Qui non ho trovato, e come riempirò questo buco? Quindi c'è anche questa incertezza continua del raccontare la ricerca in corso, che è molto interessante, no? Al di là poi appunto dei giudizi su cui si può concordare o meno, ecco. Eccolo. Sì, sì, no, facevo vedere di nuovamente il libro. La copertina, fra l'altro, bellissima, un ritratto, sì, di Ugo Pierri, grande artista triestino, e anche lui grande è letterato, scrive Pierri, scrive tanto, scrive bene. Insomma, bisognerà che dedichiamo prima o poi una puntata. Sì, abbiamo un sacco di cose interessanti su cui riflettere, anche poi con fili che si collegano da un colloquio all'altro. Assolutamente. Beh, parlavamo prima di Voghera, no? Settimana scorsa, appunto, con Alberto Cavaglion, con Gabriele Ziani, della ripubblicazione, un'altra, no, riedizione. È interessante questa cosa, che tutte queste opere, che poi in realtà, insomma, erano uscite per editori nazionali, certo, la storia di Saba era assolutamente introvabile, ma diciamo quaderno di Israele, insomma, in realtà era uscito bene, era uscito anche per gli Oscar, no? Esatto, e quindi, come dire, ancora, sì, certo, no, magari non era, è un libro, come dire, da libreria di cose, come dire, di cose correnti, ma insomma non era una di quelle opere introvabili, no? Il fatto che si continuino a ristampare, e tra l'altro diceva Alberto Cavaglion che sembra che Storia e Letteratura abbia altri progetti in questa direzione delle opere di Voghera, che mi sembra una notizia splendida, assolutamente splendida. Ma Gli anni della psicanalisi è un libro bellissimo. È molto bello, sì. È molto bello, sì, ne abbiamo parlato recentemente, è molto bello, sì, veramente. E so che anche sul versante Mattioni, non so se Chiara Mattioni vuole dire qualcosa o non vuole ancora dire, ma poi lo decide lei, ma comunque, diciamo, a parte il fatto che da anni si sta lavorando sugli inediti e sui reprint, e anche lì, insomma, il lavoro non è finito, sta andando avanti. E quindi... No, abbiamo diversi ancora romanzi inediti, e io conto di riuscire, insomma, di farli uscire tutti. Adesso no, non voglio fare lo spoiler, è troppo presto, però c'è in cantiere, cioè, diciamo, la prossima uscita sarà molto interessante. Benissimo. E noi cerchiamo di monitorare un po' quello che succede attorno a questa cultura, quello che ci sembra un po' più significativo e originale. Quindi la prossima settimana, cos'è che abbiamo la prossima settimana? La prossima settimana abbiamo, adesso sai quando mi prendi completamente impreparato, perché sapevo che dovevo cercare. No, la prossima settimana abbiamo il libro di Salvatore Pappalardo. Mm-hmm. Abbiamo, per una volta invece non abbiamo un saggio, non abbiamo neanche un'opera di narrativa, è uno studio. Salvatore Pappalardo è un italianista che vive e lavora negli Stati Uniti, e che ha pubblicato appunto recentemente questo studio sulla Trieste asburgica. Sto cercando, probabilmente spasmodicamente, si capisce. Ci vediamo, insomma, la prossima settimana con questa Trieste asburgica. Ci sono quasi, quindi di ancora qualcosa, così ritrovo anche il titolo. All'appuntamento, la prossima settimana. No, nel frattempo io ringrazio moltissimo Chiara Mattioni per essere stata con noi e per aver appunto ripubblicato questo libro. Ringrazio moltissimo Stefano Carrai, che la cui conoscenza di Saba, come avete visto, è non solo profonda, ma anche particolarmente interessante e originale. Lo ringrazio davvero per questo dialogo, che speriamo di riprendere in un altro di questi nostri appuntamenti. Al prossimo. Grazie. Arrivederci.
Grazie, grazie ancora. Dicevo, allora, finalmente ho trovato il titolo, si intitola non banalmente, stavo dicendo una cosa molto sbagliata, ma proprio Modernism in Trieste. Un tipo un po' di meno che. Esatto, è uscito per l'editore Bloomsbury, ed è appunto un saggio che, mentre ci arrivano i saluti dai spettatori, ed è un saggio che in realtà, vedrete, insomma, rimette in circolo molte delle questioni che abbiamo che continuiamo a toccare, eccetera, eccetera, ma è veramente un lavoro interessante, insomma, avremo modo di parlarne con Angelo, naturalmente con l'autore. Benissimo. Che sarà nostro ospite. Bene, allora di nuovo grazie mille Chiara Mazzioni, grazie mille Stefano Carrai, e alla prossima settimana. Sigla, Riccardo, sigla.